Però dico che tu stai diventi storie tipo da YouTube alle fiere del cazzo, quelle giganti con Games Week, quelle storie. Fidati di me, tu continua, diventi un grande. Premetto subito che non sono un pro, sono un giocatore gold con delle conoscenze un minimo approfondite. Per questo non ritengo di insegnarvi la cosa più giusta da fare in questo gioco, ma vi insegnerò a giocare come gioco io, gold alto. E tutto quello che so grazie alle ricerche che faccio ogni volta per crearvi le guide. In questo modo ritengo di darvi tutte le potenzialità per arrivare dove sono io, o almeno in gold 5. Buona visione. Allora, bentornati ragazzi a un nuovo coaching. Oggi siamo in Silver insieme a Incani che gioca Lucian. Prima di cominciare il coaching, specifico, cioè lo dico subito perché tutte le volte lo chiedono, per chi vuole un coaching deve contattarmi su LOL o sul canale Discord e chiedermelo. Lo metterò in lista e quando arriva il suo turno, poi lo ricontatterò io. Faccio coaching per tutti i ruoli, a meno che non siate sopra il gol 5. Quindi se siete silver o bronzo vi aiuto in qualunque ruolo. Se siete di carry vi posso aiutare nel momento in cui siete sotto di me di elo. Io in questo momento sono gol 1, nel momento in cui sto registrando magari salgo anche un po' di più. Niente, adesso iniziamo con il coaching. Allora, sei 1.40, schiaccia P e starta. Allora, sì, il matchup con Caitlyn è complicato perché Caitlyn ha molto più range di te, quindi riesce a poccarti facilmente. E in più ingaggiarla non è sempre la modalità più facile per ucciderla perché con la sua combo rete Q riesce a fare più danno di te. Allora, una prima cosa che devi contare con Lucian, e che ad esempio ti ho visto utilizzare ormai già troppe volte, è che utilizzare tante volte la Q utilizza tanto mana. Cioè, lo so che utilizzare la Q, vedi come hai fatto ancora adesso, aiuta a Sì, ho visto. pushare, aiuta a contropushare, aiuta a farmare. Il problema è che costa comunque del mana la Q e Lucian ha dei gravi problemi di mana in early proprio perché deve giocare abbastanza aggressivamente. Adesso, la Q ad esempio a livello 1 costa 50 di mana, tu hai 376 di mana, se ti fai due conti utilizzando 7 Q finisci il mana, poi ovviamente il mana si rigenera col tempo e con 7 non lo finisci perché fra il tempo fra una e l'altra ne recuperi un po', però utilizzarle continuamente per farmare dopo ti impedisce intanto di averle pronte nel caso cerchino di tradare con te e come seconda cosa ti brucia tanto mana. Ecco, la combo che hai appena fatto è perfetta, cioè lo scatto doppio attacco Q, perfetto, ottimo. Il problema cos'è stato? Che Caitlyn, come hai visto, ti ha tirato la rete addosso, si è beccata tutta la tua combo e poi ti ha tirato un attacco e basta. Se Caitlyn avesse fatto bene la combo, ti avrebbe tirato la rete e la Q, poi un attacco base, e ti avrebbe molto probabilmente fatto più danno di quello che hai fatto te. E quello è il problema dei trade con Caitlyn. Quindi, tipo, una delle cose che ti posso consigliare, ad esempio, contro una D-carry come Caitlyn, è che o aspetti che utilizzi la Q su una wave. Cosa che non ho guardato prima, magari avevo aspettato appunto che l'avessi utilizzata. O aspetti che utilizza la Q su una wave o roba del genere, o comunque che ce l'abbia in cooldown, in modo da fare l'engage come hai fatto te prima. Oppure aspetti che abbia utilizzato invece la rete per un qualche altro motivo, e quindi non possa utilizzarla per farti la combo. Una delle due parti della combo deve essere in cooldown, in modo da darti un free trade con Lucian, utilizzando lo scatto, andando avanti, tirando il doppio colpo, la Q e magari anche un altro doppio colpo. Non ti dico di farlo in mezzo ai minion, perché se ci sono troppi minion ti ritrovi a fare una cosa che in pratica lei non ti può beccare con la E perché sei in mezzo ai tuoi minion. Il problema è che dopo i suoi ti picchiano e becchi un sacco di danno ed è praticamente inutile. Una cosa che invece devi contare contro support tipo Shen, quindi support che sono che puniscono molto una AD carry che ingaggia perché sono molto forti, è quello che ti ha fatto adesso, vedi? Che ti ha ingaggiato. Support come Shen, nel momento in cui tu gli vai in range, quindi support come Leona, Shen, Braum già un po' meno, però vabbè, Alistar, Thresh, Blitzcrank, se tu gli vai in range, se tu ti avvicini troppo, loro hanno un grande vantaggio su di te. Perché riescono a colpirti quasi sicuramente, soprattutto se utilizzi la E per ingaggiare. Ad esempio, adesso ti Quindi sei la. ritrovato senza mana. Proprio Già. come Sono stavo dicendo fottuto in prima. questo momento. Perché Lucian senza mana è inutile. Perché Lucian non è un AD carry basato sugli autoattacchi, è un AD carry basato sulle spell. Quindi
Poi ovviamente tutti i champion senza mana sono più deboli che con il mana, però Lucian particolarmente, non potendo utilizzare le sue combo, perde tutto il suo potenziale da early game. E quindi perdi qualunque modo per fare qualche trade con Caitlyn. Adesso anche lei ha poco mana, quindi non è un gran problema. Però comunque, se invece che utilizzare la Q per farmare e cosa, te la fossi tenuta e avessi farmato semplicemente attacchi base, adesso potresti invece abusare della situazione di Caitlyn, che è senza vita e senza mana. Dimmi pure la domanda che stavi facendo prima. La mia domanda è questa. Io so che, se non erro, a livello 3 c'ha un power spike Lucian. Sì. Io questo power spike lo uso a prescindere da chi ha di carry o contro. Che so, se io ho il power spike al 3, vedo che c'è magari di casa, ne so, un altro di carry, uno qualsiasi, mm-hmm, per me. Io ci vado lo stesso. Però certe volte mi capita che fanno comunque più danno di me, anche se io ho il power spike. Allora, il power spike di Lucian è a livello 3. Se tu metti al terzo livello il punto sulla Q, e quindi c'hai due punti sulla Q, non se metti il punto sulla V, ovviamente. Perché questo power spike è dato dal fatto che la tua Q è a livello 2, fa tanto danno, e quindi ti ritrovi con la tua combo del scatto doppio attacco, Q doppio attacco, che fa un sacco di danni, che fa più o meno sui, stiamo parlando 300, 250, no, forse 300 o più HP probabilmente. Ed è molto forte come combo. È forse una delle combo più forti che puoi trovare tra gli AD carry a quel livello. L'unico AD carry che è veramente pericoloso, schiaccia P che qua lo blocchiamo e ci stiamo un attimo sopra. L'unico AD carry che è più pericoloso di Lucian ad un livello del genere è probabilmente soltanto Draven. Cioè Draven, se tu lo ingaggi a livello 3, utilizza la E per deposizionarti, ti rompe la combo, cioè te la blocca. Ti tira due attacchi di ascia e ha fatto il doppio del tuo danno con due attacchi di ascia, che sono due attacchi base. Poi continua a inseguirti, ti spacca e probabilmente ti ammazza pure. Gli altri hanno tutti meno danni, a meno che non si avverano alcuni tipi di condizione. Ad esempio, se tu non sei full vita e sei contro un Jhin che ha il quarto colpo in canna e la Q e la V fuori cooldown, se tu provi a fargli la tua combo, lui si gira, ti tira Q, attacco base V, ti snera lì davanti, ti sei beccato una Q, il quarto colpo di Jhin e la sua V, e probabilmente ti ha fatto il triplo del danno che gli hai fatto te. Quindi ovviamente il power spike di Lucian è forse uno dei più alti, però devi anche tenere conto del potenziale degli altri di carry nei vari casi. Un'altra cosa di cui devi tenere tanto conto è che non sei in una lane uno contro uno, non sei AD carry contro AD carry, sei AD carry e support contro AD carry e support. Nel momento in cui tu ingaggi l'AD carry nemico e quindi vai più avanti del tuo support e vai nell'area di influenza degli nemici, sei sotto i danni dei minion nemici, che devi sempre guardare perché fanno un sacco di danno, soprattutto i minion maghi che fanno moltissimo danno. Sei sotto l'area di danno dell'AD carry nemico e l'area di danno del support nemico. Ci sono support tipo Leona, tipo Braum, o addirittura, se passiamo a livello successivo, Zyra o Brand, che fanno un sacco di danno e ti danno tantissimi problemi. A livello 3, se tu ingaggi la AD carry nemico e la AD carry nemico ha un support Brand, lui è capace di farti la E, che è una spera target e quindi non puoi in nessun modo doggiare, la Q, che è uno skill shot, ma per lui non è difficile da prendere, tanto la E l'hai utilizzata per ingaggiare, quindi non hai modo per schivarla, a meno che non flashi. Tirandoti la Q ti stanna, ti tira la V sotto i piedi, ti ha applicato la terza stack, ti esplode l'anello intorno, ti sei beccato tre spell di danno, sei stato stannato per un secondo e mezzo, la di carry nemico intanto ti colpisce, in pratica tu facendo la tua compo muori. Ok? Sì, ho capito. Quindi tieni conto che sei in una lane 2 contro 2, non 1 contro 1. Quindi valutare 8 spell e non solo 4. Valutare 6 spell, perché a livello 3 non possono averne 8, perché non hanno la ulti. Al massimo sì, conti la passiva, vabbè, non importa il numero. Comunque valutare le spell di due champion diversi e valutare il potenziale dei minion. I minion fanno tanto danno, ripeto, ne fanno tanto tanto. Mi sembra che anche la Riot abbia fatto, nelle frasi di inizio partita, che c'era tipo 3 colpi di un minion mago fanno più danno di un attacco di un campione a livello 1, ad esempio. Quindi devi stare molto attento, soprattutto se c'è il minion cannone.
è preferibile che tu non faccia engage di qualche tipo per tradare o roba del genere, perché rischi veramente che facciano più danno i minion a te, più l'autoattacco della dikare nemico che tu alla dikare nemico, e quindi non ci guadagni nulla. Quindi questo è proprio lo sfruttare i cooldown dei nemici e capire quando un nemico è forte e quando un nemico è debole. I champion sono composti da attacchi base e spell. Le spell vanno in cooldown, gli attacchi base hanno un tempo di ricarica, diciamo, fra uno all'altro, che è la velocità d'attacco. Tu devi capire quale di queste due cose rende forte un champion e quanto lo rende forte, e sfruttare quindi quando un champion ha le cose in cooldown. 7 minuti e 50, ci sono Annie e Teemo che ti hanno gankato. Main con lo stone. E poi Shen vi taunta. Adesso, qual è il problema principale? È il fatto che tu stai pushando, c'era la ward, non li hai visti fino a quando non sono arrivati in lane. E Shen ha fatto flash, taunt, e ti ha preso. Adesso, questo è esattamente quello che ti dicevo prima. Capire qual è il potenziale dei campioni in base alle spell che hanno e a che cosa possono utilizzare. Shen ha un potenziale altissimo per un engage quando ha un flash up, perché lui può ad esempio tirare la E in un punto e flashare in un altro e taunta le persone su cui flasha, oppure addirittura flashare e tauntare, che è la parte più facile ed è quello che ha fatto lui. Adesso, voi avevate wardato, il che è buono, il problema è che non avete visto dal river che arrivavano, e quello è mappa awareness, impara a guardare la mappa, tipo guardala ogni 5 secondi, tipo, oppure colpisci un minion, guardi la mappa, colpisci il minion, ad esempio. Ma soprattutto quello che devi capire è che ci sono momenti dove puoi pushare e momenti dove non puoi pushare. Appunto, non serve guardare magari tanto la minimappa, basta capire quando i nemici ci sono oppure no sulla minimappa. Ad esempio, tu sei andato avanti e hai ingaggiato Caitlyn per tirarle qualche colpo. Nel momento in cui Annie non era nella sua lane, c'era anche Lux che mi sembra che abbia fatto il segnale che mancava il laner, infatti non si vedeva Annie No, dalla minimappa. non l'ha fatto, non l'ha fatto proprio. Comunque, Controllando. vabbè, comunque non c'era Annie sulla minimappa. Quindi devi stare attento. Poi, ad esempio, un'altra cosa che si vede dalla minimappa è l'utilizzo delle piantine blu. Una piantina blu aveva spottato Lux, quindi vuol dire che qualcuno era della tua parte blu della jungle. Ma quelle sono proprio le cose minimali, cioè non è difficile vedere cose del genere. Comunque, in pratica, tu sei andato in faccia a Caitlyn in un punto della mappa rischiosissimo perché eri praticamente davanti alla loro torre. Cioè eri proprio oltre la metà della tua lane, ma tanto oltre la metà della lane. E Teemo era già comparso da un po' sulla minimappa. E poi arriva Annie con la piantina. Tu in questo punto, più o meno, sei quasi sicuramente morto. Ci sono veramente poche possibilità che riesci a sopravvivere. Perché Annie ha uno stun che è a target, se l'ha caricato. E Shen riesce facilmente a tauntarti. Come va? Ormai lo sappiamo. Cioè Shen flasha, vi taunta. Questi qui ingaggiano. Gli spaccano in quattro e quello ok. No, con le summoner viene pure. Tiri flash heal, ma non puoi farci molto. Allora, quello che ti stavo dicendo è che quando tu pushi, devi avere la sicurezza che se vengono anche in due a gankarti e quindi a farti una situazione di 4 contro 2, tu possa scappare. Quindi cosa vuol dire? Che se tu ti ritrovi ad esempio vicino alla torre nemica, non utilizzi la E per ingaggiare, ma te la tieni magari, perché almeno nel caso qualcuno provi a gankarti, utilizzi la E per scappare. O ad esempio, se non vedi il mid laner sulla minimappa, non pushi tanto se è un mid laner aggressivo come Annie che ha uno stun a target, nel caso lo abbia caricato ovviamente. O ancora di più, se tu hai wardato soltanto nel river la parte, il cespuglio sopra il fiume, ti manca la vision dalla parte del cespuglio a tripla punta, ok? Che è molto importante, Ah, perché se il fossero arrivati da tribal. lì non li avresti comunque visti. Lo spingere un laner o il jungler a gankare la tua lane non è una cosa negativa.
perché nel momento in cui tu non gli dai un vantaggio, quando vengono a gankarti, cioè scappi, loro hanno perso tempo, ok? Se tipo tu pushi tanto, arriva il jungler nemico e tu te ne vai senza né flashare né ilare, il jungler nemico ha soltanto perso tempo, perché è arrivato lì, non ha preso il tuo flash, non ha preso il tuo heal, non ti ha ucciso, non ha fatto niente. Poi ovviamente potrebbe averti tolto tanti HP e averti fatto perdere un po' di pressure e tutte le cose, ci sono le specifiche. Però comunque non è sempre un male farsi gankare. Se tu, una cosa che devi fare quando sei in lane e vuoi ingaggiare qualcuno, vuoi fare qualcosa, quando ti muovi anche nella mappa, da AD carry come in tutti gli altri ruoli, devi contare che chi non è sulla minimappa, chi non conosci, chi di cui non conosci la posizione, non è visibile, devi contarlo come se fosse nella tua lane, punto. Cioè, in senso, se tu non sai dov'è il jungler, devi aspettarti che il jungler sia in bot. Ovviamente non vuol dire che devi vedere per forza ogni membro del team nemico per sapere dov'è. Ad esempio, un top laner, se non lo vedi in top lane, non è detto che sia in bot lane. Ci sono possibilità bassissime che sia in bot lane, ma potrebbe anche esserci, soprattutto se sono quei top laner tipo Fiora, che arrivano in bot lane, si fanno una double e tornano in top lane contenti. Ma se è un top laner, tipo, andiamo sui vecchi top laner che penso non si giochino neanche più, tipo Tahm Kench, cioè se ti arriva in bot lane ti arriva di ulti, non ci arriva così, e poi difficilmente, roba del genere. La maggior parte delle volte ti arriveranno magari di TP. Ma se ti manca il mid laner sulla minimappa, se non vedi il jungler e non sai dove ha gankato, che buff ha fatto, da dove è passato, contalo come se fosse proprio lì di fianco alla bot che aspetta che tu ingaggi per ucciderti. Perché ti sarà successo un sacco di volte che tipo ingaggi e fai però sono sempre in 4 questi qua, però sono sempre in 3 e ti ammazzano tipo. A me è successo un sacco di volte, ad esempio, te? Sì, ecco. Più di una volta, molte più di una volta. Cioè, in senso, non è che se i nemici sono 3 o sono 4 è colpa dei nemici. I nemici l'hanno giocata bene. Quello lì poi è un tuo errore, non è una sfiga. Cioè, non c'è fortuna o sfortuna in questo gioco, c'è il critico, ok? Quello te lo posso tipo abbonare, il fatto che una di carry che non ha 100% di critico contro un'altra di carry che non ha 100% di critico, quello che tira più crit fa più danno, quello ok. Ma per il resto questo gioco non ha elementi di fortuna. Cioè il danno che fai è un tot, il danno che prendi è un tot, i nemici sono un tot e non sono neanche bot, sono persone. Quindi puoi anche magari capire un po' cosa vogliono fare, come vogliono fare, e in base a come ragionano contrastare le loro mosse. Ecco, allora, a 13 minuti, che c'era la tua torre a poco e tu avevi 200 HP, tu sei rimasto in lane. Questo è uno dei casi di indecisione. Cioè tu non sapevi cosa fare perché tu avevi 200 HP. Stare in lane ovviamente era un suicidio, perché se stavi in lane ti uccidevano. Però la tua torre aveva pochi HP, quindi se non stavi in lane non riuscivi a salvarla. Ok. Che cosa dovevo fare in quel caso? Nei casi come questo, ad esempio, dove tu sei a pochi HP e la tua torre rischia di essere distrutta, non devi pensare come cazzo se me ne vado distruggo la torre, oppure cazzo se resto mi uccidono, ma devi pensarlo come cazzo se resto mi uccidono e prendo la torre. Perché quando una torre ha pochi HP è come se non esistesse, ok? Una torre che ha 300 HP, 200 HP, 100 HP o con 3 colpi, 2 colpi, roba del genere, va giù, ok? E una volta che è andata giù la torre è come se non ci fosse. Se tu sei sotto torre con 200 HP e la torre ne ha 100, allora la Dicari tira un attacco alla torre, il support si avvicina e tira un attacco, poi scendi, taunta e ti ammazzano pure a te e fanno torre e kill. Nel momento in cui sei e non solo, anche se la torre fosse full HP e tu sai che ad esempio con la wave che arriva i nemici la distruggono, se tu sei a 100, 200 HP è come se la torre non ci fosse comunque, perché se ti shottano, se ti uccidono con una tecnica o due, ok? Tipo Shen flash taunta e poi Caitlyn ti tira un attacco base e ti ammazza. Shen si tanca 1, 2, 3 colpi di torre al massimo.
Ma non gliene frega nulla, non è neanche un dive praticamente, perché ti shottano, ti mangiano. Appena ti beccano, ti uccidono e tu non puoi più farci nulla. E è inutile rimanere sotto torre quando sei a pochi HP e non hai nessun modo di avere un sustain, di proteggerti o roba del genere. Se tu avessi avuto ancora l'Ial e la torre fosse stata con più HP, allora ti avrei detto che sarebbe stata una cosa furba. Perché nel momento in cui ti divano, usi l'Ial, che loro non se l'aspettano. Quindi rischiano anche magari di morirci sotto torre. La torre non è a pochi HP, quindi non viene distrutta mentre ti divano. E quindi molte volte ci scappa, ad esempio, invece una kill per te. Ma nel momento in cui hai pochi HP o la torre ha pochi HP, devi contarlo come se non ci fosse. Quando sono in fight con Lucian, Sì. le mie spell, in senso, vedo una persona che non c'è, sono nel team fight, vedo che c'è magari un champion che ha poca vita e lo posso uccidere sicuro. Gli faccio la in bocca, lo uccido, team che mi incula. Ok, succede alla fine di questo game, mi sembra. Verso la fine di questo game vedi che c'è Annie, che era a pochi HP. Si vedrà dopo lo stop in quel momento, magari. C'è Annie con pochi HP. Tu gli salti addosso per riuscire ad ucciderla. Lei se ne va, riesce a non morire e il suo team ti distrugge. Allora, il problema cos'è? Con gli AD carry tu non sei un assassin, non punti. Ecco, l'hai fatto anche adesso, ad esempio. Adesso c'era Annie con 400 HP al minuto 18 e 50. C'era Annie con pochi HP. Hai flashato il muro, sei andato addosso, è arrivato Jayce, ti ha tirato una mazzata di botte e ti hanno Perché ammazzato. io in pratica uso molto, ma dico molto Vayne, e sono abituato con la mia cara vecchia static invisibile, ti prendo una volta ti ho preso, Sì, sei vabbè, morto. sì, Capito? il Ma non è la classico stessa one OP, shot. Allora, con Lucian. conta che per quanto tu possa shottare qualcuno, anche con Vayne, è una cosa sbagliata da fare, a meno che non ci sono certi casi. Cioè, tu da AD carry non sei un assassin, sei un AD carry. Il tuo obiettivo è fare danno a tutti i nemici, tutti, tank, squishy, AD carry, support, jungler, midlaner, top laner, tutti. Quindi la prima cosa a cui devi pensare è non morire, perché da morto tu non fai danno. La seconda cosa a cui devi pensare è colpire il bersaglio più utile da colpire. La terza cosa che devi pensare è che questo bersaglio deve essere vicino a te. Ad esempio, tu da AD carry devi colpire il bersaglio che è più vicino a te, ok? Che sono quelli più pericolosi, perché ti sono vicini e quindi ti possono colpire. E tra quelli più vicini devi scegliere quello che fa più danno. Oppure quello che puoi shottare prima, ad esempio, se invece hai tanti danni te e vuoi uccidere tutto il team avversario. Quindi, ad esempio, se tu vedi un nemico con pochi HP, se cerchi di andarci addosso per ucciderlo, non ci guadagni niente. Con una AD carry tipo Vayne, che è invisibile e arriva vicino, tira un colpo, lo shotta. E magari c'è il culo che il team nemico non si accorga subito di te e quindi non ti uccide, ci sta. Ma con AD carry come tutti gli altri, che invece non sono invisibili, e non diventano invisibili tirando una capriola, nel momento in cui tu cerchi di arrivare a questo qua che è lontano e ha pochi HP, ti scoppiano, ti bloccano, ti stunnano, ti tirano una spell, ti shottano. Cioè, non sei un tank, non sei un assassin, non hai una mobility di un assassin. Non hai i danni di un assassin, sei totalmente diverso. L'assassin come obiettivo ha shottare i membri importanti del team avversario. La AD carry come obiettivo ha uccidere tutto il team avversario. Cioè, tu da AD carry non hai un obiettivo, hai cinque obiettivi. L'assassin ha due obiettivi al massimo, cioè AD carry e mid laner. Magari tre. Dipende poi dal team avversario come è fatto. Ma l'assassin punta a fare tutto su uno e poi andarsene. La AD carry vuole uccidere tutto il team avversario. Allora, una cosa che devi capire con Lucian, e che vedo che magari non è ancora radicata bene, è il fatto che hai poco range. Cioè, la tua sfera di influenza con le spell è alta perché hai lo scatto che ti permette di arrivare in punti molto lontani, ma allo stesso tempo il tuo range per poter essere attaccato è basso. Cioè, in realtà è altissimo perché il tuo range è basso. Perché il 500 di range è poco.
è il range più basso che puoi trovare una di carry. Ce l'hanno anche altri di carry, non ce l'ha solo Lucian. Però è il range più basso che puoi trovare negli AD carry. Questo cosa vuol dire? Che tu ti avvicini a un nemico e lui ti può tirare tutto quello che vuole in faccia. E questo non lo puoi fare. Perché se tu ti avvicini... Perché le prendo prima di darle. Le prendi prima di darle, sì. Appunto, proprio quello. Cioè tu nel momento in cui ti stai avvicinando per tirarla a qualcuno, quello lì ti fa tutto il cazzo che vuole in faccia. E se ti va di culo sopravvivi. Ma la maggior parte delle volte non succederà così. Ok? Quindi una cosa che devi tenere conto, di cui devi tenere conto, è che Lucian deve tenere traccia delle spell utilizzate dai nemici e avvicinarsi quando può, non sempre. Per arrivare in gold, in gold 5, non serve proprio a nulla conoscere delle meccaniche complesse, essere bravissimi col mouse. Certo, ti aiuta, ma ti basta solamente sapere cosa fare e quando farlo e pensare mentre giochi. Se tu quando giochi non pensi, quindi non pensi a che cosa fare dopo, cosa stai facendo, cosa dovrai fare dopo che succede un qualcosa, cosa potrebbe succedere se stai facendo qualcosa, in quel momento se tu non pensi alle conseguenze, non pensi a cosa potrebbe succedere, quello che ti rimane è soltanto reagire. E come capisci, reagire è invece la capacità di contrastare in qualcosa dell'altro con le capacità del mouse. E a quel punto, se sei forte col mouse, ti serve qualcosa. Se no, no. Il problema è che giocare senza pensare e reagire soltanto a quello che fanno gli avversari non ti andrà mai sempre bene, perché non sei Faker, non sei un coreano smattato, perché sennò non saresti in silver. Usare il cervello in pratica. Sì, usare il cervello è uno dei primi obiettivi per riuscire a scalare fino al gol 5 e anche più in alto. Non serve tanta abilità col mouse quando tu sai cosa sta per succedere. Allo stesso tempo però Lucian, come ti stavo dicendo, quando arrivi in late diventa difficilissimo da utilizzare, o comunque quando arrivi nei fight, perché devi utilizzare la E come continuo repositioning, devi capire quando puoi avvicinarti e quando no, perché ha un range basso, non ce l'ha alto. Per farti capire ti farò un esempio con il team che c'hai contro in questo game. Ad esempio, i problemi di danno sono tutto il team nemico tranne Shen. Tutto il team nemico fa tanto danno. Caitlyn, se ti avvicini, tira la combo rete Q e ti uccide. Annie è la più pericolosa, probabilmente, fa un sacco di danno. Teemo, se ti avvicini per fargli qualcosa, ti blinda e poi ti uccide. E invece Jayce, se ti avvicini, ti salta in testa con la Q e probabilmente ti sciocca con Travis attacco. A Teemo ti puoi avvicinare soltanto quando non ha più blind, quindi in modo che lui non possa più bloccare i tuoi danni. A Annie ti puoi avvicinare soltanto quando non ha spell, oppure quando è stannata, soprattutto quando in late con una Q ti farà metà vita, ti potrai avvicinare a lei soltanto nel momento in cui è stannata. A Jayce ti puoi avvicinare nel momento in cui non ha spell. Jayce con gli attacchi base difficilmente ti ammazza perché non ha attack speed, fa tanto danno con l'abilità, ma senza abilità i suoi attacchi base ne fa uno ogni morte di papa. Caitlyn ti puoi avvicinare nel momento in cui è stannata, quindi nel momento in cui lei non può rispondere in nessun modo al tuo engage, oppure nel momento in cui non ha la trappola per slowarti, cioè la rete per tirartela addosso, slowarti e farti tutta la combo. Puoi ingaggiare solo quando non hanno una determinata spell per difendersi. Puoi ingaggiare soltanto quando loro non hanno un determinato modo per vincere il trade su di te. Non si vince sempre, cioè non è un campione che vince su un altro, non funziona così LOL. Un campione vince su un altro perché ha un qualcosa che lo fa vincere. I campioni non sono un ammasso di un qualcosa che sempre batte quell'altro, cioè non sono una palla grossa contro palla piccola. Un campione è formato da attacchi base e spell, come abbiamo detto prima. Quindi tu potrai ingaggiare un Annie soltanto nel momento in cui le sue possibilità di danno, le sue possibilità di win su di te sono più basse delle tue possibilità di win su di lei. Visto che Annie, ad un certo punto del game, essendo un mage che fa tanto danno con la Q, con una Q ti farà metà vita e se c'ha lo stun ti shotta, tu non potrai avvicinarti a lei soltanto quando non avrà spell, perché la Q ha un cooldown di 2 secondi.
Al massimo ti potrai avvicinare a lei quando è stannata. O addirittura, se hai tanto danno, puoi avvicinarti quando ha utilizzato tutte le spell, in modo che, ingaggiandola, gli fai tutti i danni nel tempo in cui lei può tirarti una sola Q. E però devi guardare se c'ha la carica per lo stun attivo oppure no. Se c'ha la carica dello stun non puoi avvicinarti, perché stunnandoti ti tira una Q. Il tempo che ti stai lo stun te ne tira un'altra, ti ammazza. Ecco, una cosa che è molto importante è capire la sfera di, influenza degli altri champion, ok? Tipo, Annie ha una sfera di influenza alta quanto la sua Q e la sua ulti, perché sono le due cose che utilizza per stunnare. Nel momento in cui un champion però ha anche ad esempio il flash, vuol dire che la sua sfera di influenza aumenta alla con il range del flash. Fai pure la domanda che volevi fare. No, no, stavo facendo una domanda. Ah, ok. La sfera di influenza in più aumenta o diminuisce in base al potenziale di questo campione. In senso, se ogni one shot a tutto il tuo team, la sua sfera di influenza è altissima, perché non solo c'hai Kaga che lei possa fare flash ulti, ma che con quel flash ulti ti uccida e che tu in nessun modo possa contrastarla. Se ogni invece non fa danno, se ogni non facesse danno, tipo stesse buildando AD, per farti capire, te di un Annie che flash, tira la ulti e ti fa 100 HP, non te ne frega un cazzo. Ok? Quindi ad esempio, anche se ha il flash up, anche se la ulti up, quell'Annie ha una sfera di influenza così minimale che addirittura è magari paragonabile addirittura a uno zero. Perché a meno che non ci sia qualcuno di fianco a lei ad usufruire del suo stun, lei una volta che ti ha stunnato non ti fa danno. Allora, quando sei in Champion Select, guardi i champion e ti dici da solo: questo champion è forte per questo, questo per quest'altro, questo per questo, questo è mi fa paura per questo, questo no, questo sì, questo no. Mentre sei in game, guardi chi si fida, chi no, e quindi chi è più pericoloso e chi no. Quando sei nei fight, quando devi decidere dove andare, devi capire: questo ha queste spell up, questo no, questo ha il flash, questo ha l'heal, questo non ha il flash, questo non ha la ulti, questo ha la ulti, questo è fiddato, fa un sacco di male, questo non è fiddato, se mi avvicino lo distruggo. Roba del genere. E pensare ovviamente a quello che puoi fare anche te. Cioè, io sono 0-5, non faccio danno. Se mi avvicino, per quanto il mio champion sia più forte del suo, sono indietro, faccio schifo, non posso fare danno. Quindi devo stare più indietro, magari andare un po' più di poke, fare dei piccoli trade invece che cercare di fare un 100-0. Oppure sono 10-0, quel tizio lì non me ne frega un cazzo se è Annie, faccio lo scatto in faccia, doppio attacco, Q, doppio attacco, morto. Ad esempio. Quindi pensa, oltre che al potenziale dei champion nemici, al potenziale del tuo champion paragonato a quello dei nemici. Una volta che hai compreso come fare questa cosa, passerai allo step successivo, che è capire il potenziale dei nemici, capire il tuo potenziale verso i nemici, capire il potenziale dei tuoi compagni verso i nemici, capire il potenziale dei tuoi compagni verso di te. Grazie mille. Comunque veramente non ci sono troppe persone che fanno questo così e non chiedono nulla. Di veramente. Io lo faccio volentieri. Ah, giusto, devo chiudere il video, giusto. Vabbè, per questo coaching è tutto. Questo era Incani in Silver con Lucian. Noi ci vediamo al prossimo coaching o al prossimo video. Se siete arrivati fin qua, non avete un cazzo da fare durante la giornata. Ciao ragazzi.